Buonasera cari telespettatori di Fano TV e amici di Dopo Cena, benvenuti e ritrovati naturalmente qui su questi divani rossi dove come sempre tratteremo un argomento che cercheremo di sviscerare in tutte le sue sfaccettature. Questa sera parleremo di estetica e di benessere, quindi cura del corpo e delle novità che ci sono anche a riguardo. Quindi insomma una puntata dedicata agli amanti della cura del proprio corpo, parleremo di viso, parleremo di prodotti, di cosmoceutica, capiremo anche il termine preciso. Lo facciamo insieme alla nostra ospite che salutiamo subito, buonasera, Patrizia Regini, titolare di Estetica e Benessere, un centro estetico che da tantissimo tempo è presente a Lucrezia. Insomma, 20 anni di attività, Patrizia, sono veramente tanti. Sì. 20 anni di attività. 20 anni di lavoro, di passione per questo lavoro. Sicuramente sì, perché è una vita che faccio questo mestiere veramente con passione e quindi ci metto tutta me stessa. E quindi raccontaci un po' il percorso, insomma, che hai fatto per... Sei partita molto giovane. Molto giovane, 15 anni, ho iniziato a fare questo mestiere andando appunto a scuola, quindi frequentando la scuola di estetica e poi a seguito l'esperienza in vari centri estetici, prima poi di arrivare al mio obiettivo che era comunque aprire un centro in proprio. E a 22 anni ho realizzato questo mio sogno. Giovanissima, quindi insomma, ti sei lanciata nel mondo dell'imprenditoria. Insomma. Sì, giovanissima. Giovanissima. Hai dei collaboratori però, non sei da sola? Ovviamente sì, ho due collaboratrici, Pamela e Veronica, e quindi mi aiutano e mi supportano in tutto quello che faccio e quindi sono contenta. Qual è il tuo range d'azione? Cioè, fate un po' di tutto nel vostro centro, cioè, tutto quello che riguarda tutto quello che riguarda la cura del corpo, l'estetica e poi ovviamente mi sono voluta specializzare su alcune parti diciamo un pochino più specifiche. Ognuno cerca il proprio settore anche per differenziarsi, perché immagino che questo sia un settore anche molto variegato, c'è tanta offerta e distinguersi è un po' difficile, immagino. Sì, non è facile, appunto ci impegniamo poi per fare tutto ciò anche con i corsi di formazione, con la preparazione. Quindi per stare anche al passo coi tempi e per essere sempre competitivi, aggiornati e competitivi. Però insomma 20 anni di lavoro non sono pochi, se con uno tutte le difficoltà e non soddisfazioni anche ovviamente. Certo. Perché per essere presenti così per tanto tempo vuol dire che i clienti sono affezionati, vogliono bene, immagino. Sì, penso proprio di sì. Penso. Allora, questa sera parleremo di un problema, diciamo così, che è sicuramente venuto alla ribalta negli ultimi anni, anche un po' in vista delle tecnologie che si sono concentrate su questa tipologia di problema, l'epilazione. Quindi il pelo che comunque... più sul fronte femminile rispetto a quello maschile, è sempre stato così oggetto delle vostre attenzioni come estetici, come estetisti e come anche curatori del corpo. Però, insomma, non è un problema solo al femminile, insomma, l'epilazione è un problema che ultimamente sta diventando anche al maschile. Sì, è un problema che non riguarda soltanto la donna, ma anche l'uomo si è avvicinato a questo tipo di trattamento. In quanto uno dei canoni di bellezza maschile è proprio il pelo senza, l'uomo senza pelo. E quindi diciamo che insomma, sempre più uomini insomma. Sì, sono predisposti a fare questo tipo di trattamento. Ovviamente in zone del corpo più richieste sono il torace, la schiena, così, però comunque ecco, molto propensi a soddisfare questa esigenza con il laser. Con il laser, ecco appunto, abbiamo toccato il termine tecnico, lo strumento prediletto per questo strumento, quindi insomma per questo problema e insomma
la memoria di tutti ci rimanda al laser, alla luce pulsata, insomma, però le tecnologie hanno fatto passi in avanti. Passi avanti, sì. Infatti oggi è di ultima generazione, per eccellenza, il migliore in assoluto è il MedioStar Next, che in quanto qualità, sicurezza e risultato, direi. In quanto il sistema pilifero è una situazione... Un segnale di situazione ormonale alterato e anche da farmaci che si assumono. Però è anche soggettivo, perché il risultato lo si dà a tutti in maniera ottimale, e quindi non più cerette, non più rasoio e non più creme depilatorie. L'irsutismo è sempre stato un problema mal vissuto dalla donna, soprattutto a causa degli scompensi ormonali. No? Sì, quindi purtroppo questo è molto, molto, ecco, da tenere presente. Ogni zona del corpo necessita di un... attenzione particolare, perché se parliamo del viso e del corpo, ovviamente, no? Il viso ha un'attenzione, diciamo, particolare, diversa rispetto al corpo, perché comunque, appunto, per un discorso ormonale anche vincola tantissimo il risultato poi finale, e quindi è molto più, diciamo, più controllato e più supportato. Mentre invece, per quanto riguarda il corpo, possiamo benissimo dire 8 sedute e il risultato è eccellente. Sì. Ecco, parliamo della tecnologia che è presente nel tuo centro estetico, una tecnologia innovativa che citavi appunto prima, attraverso questo macchinario, questo strumento che vediamo anche scorrere poi nelle immagini nello schermo, che è un po' diverso da quello che abbiamo utilizzato, che avete utilizzato voi fino ad ora. Sì, praticamente è l'evoluzione del laser in sé per sé e della luce pulsata. Anche perché mi permette comunque di lavorare sui peli, sul pelo appunto, sulle pelli pigmentate, quindi dalle chiare alle scure, dalle persone abbronzate anche sulle persone scure, certo, quindi di colore proprio, non solo abbronzate. E quindi, tra l'altro, è una cosa molto importante, non è dolorosa, è super confortevole, e anche nel farlo, come anche la velocità stessa nel farlo e nel numero appunto dei trattamenti, delle sedute da fare poi. Ecco, dopo quindi... magari specifichiamo anche questo aspetto. Qui ti vediamo proprio all'opera con lo strumento che utilizzi, questa è la sonda, immagino. Sì, questo è la... E questo, insomma, è il trattamento nella sua fattispecie. Nella sua fattispecie. Allora, epilazione progressiva e senza dolore, questo è, insomma, un po' la caratteristica. Si parla di risultato permanente sul pelo esistente, quindi progressivo, definitivo, esatto, come vogliamo dire. Perché va rispettato e va seguito, considerato il sistema pilifero del pelo, il percorso proprio di crescita del pelo. E quindi moriranno tutti quelli in fase attiva, e quindi nella fase anagena del pelo. Mm-hmm. E di conseguenza il risultato c'è. Ovviamente le sedute vanno fatte appunto perché dobbiamo colpirli tutti, e quindi e va rispettato proprio questo ciclo vitale del pelo, è fondamentale. Fondamentale. Sì. Perché anche un altro, insomma, mito da sfatare, forse, e da chiarire perlomeno come aspetto, è la depilazione definitiva. Insomma, esiste o non esiste la depilazione definitiva? Definitivo è una parola molto impegnativa, non si parla mai di definitivo. Il termine, direi che il termine più esatto è proprio risultato permanente sul pelo esistente. Ecco, specifichiamo. Sì, questo. Quindi quello che c'è, poi dopo è chiaro, come dicevi prima, altre zone del corpo, sì, come il viso, subiscono. Sì, proprio perché c'è un discorso ormonale, e quindi, ecco, tutto questo è anche controllato appunto da un sistema ormonale, quindi si lavora e si ha risultato proprio sul pelo esistente. Ci si approccia in maniera diversa. Sì, ecco, sì. Volendo differenziare, no, il corpo appunto nella parte bassa e la parte viso,
quali sono come sono strutturate gli interventi, cioè come ti comporti sul corpo e come ti comporti sul viso, così giusto per... Allora, innanzitutto bisogna fare una consulenza, ecco, per verificare e per vedere il tipo di trattamento da adottare per quanto riguarda appunto il pelo. Quindi poi dopo sarà la cliente stessa che ovviamente dirà la zona che è interessata a fare, di conseguenza lì poi si spiega di solito il tutto, quindi le sedute da fare, il tipo di pelo che ha e quindi quello se poi è idoneo o meno a fare questo tipo di trattamento. Quindi fa una consulenza, è sempre bene fare una consulenza prima di iniziare a fare un trattamento ovviamente di questo tipo. Certo, quindi chi viene da te viene preso in esame, viene studiata il suo tipo, la sua tipologia e mirato l'intervento in base alle sue esigenze. Sì. Quante sedute occorrono? Cioè per avere un ottimo risultato, mi parlavi prima che con questo strumento c'è una riduzione. Veloce, quindi c'è una riduzione anche nel numero delle sedute. E quindi sul corpo 8 sedute, si fa dalle 6 alle 8 sedute, comunque 8 sedute, normalmente 8 sedute. E per quanto riguarda il viso invece è un trattamento di un anno con sedute illimitate. Ecco. Quindi si fa quando all'esigenza, poi si possono anche fare per dire da una seduta all'altra, possono passare 15 giorni e poi si fa il controllo dopo 8 giorni, poi si ripete la prestazione magari dopo 15 giorni. Bisogna un attimino vedere poi piano piano il percorso, è comunque di un anno. Ecco, quindi insomma, anche perché ognuno di noi è diverso e quindi ognuno di noi ha una velocità di ricrescita sua particolare e quindi insomma giustamente mirate il trattamento. Dipende molto anche poi come è stato trattato precedentemente il pelo. Quindi se uno si è fatto anche una donna, che comunque ci sono situazioni proprio di barba, quindi di pelo molto folto, irsutismo, magari il soggetto si è sempre depilato col rasoio, quindi i risultati lì devo dire sono migliori, sono ancora sono eccellenti. Ancora meglio. Sì. Piuttosto che magari su quei soggetti che il pelo magari l'ha sempre trattato o con le pinzette, una volta la pinzetta, una volta la ceretta, una volta la crema depilatoria, una volta il rasoio, quindi lì un attimino, però comunque i risultati alla fine ci sono, devo dire sì. E poi soprattutto non è doloroso, cosa che a noi maschietti... Ma non solo, non solo, perché anche quando comunque, no, anche le donne stesse, quando fai comunque la depilazione con il la cera alle gambe, non è che sia poi così piacevole. In effetti. E quindi diciamo che è veramente questa cosa del che non è doloroso... ha molto appeal. Sì, veramente. Perché devo dire, in effetti... È molto motivante. Voi avete delle motivazioni estetiche notevoli che vi costringono, vi rendono più accettabile torture inimmaginabili come la ceretta, che per me deve essere una follia totale, però voi per rispettare il detto che dice se bella vuoi apparire un poco devi soffrire, vi siete sottoposte anni e anni di ceretta, sottoponete ancora anni e anni di ceretta, quindi insomma, se noi insomma, dal fronte maschile insomma, su questo argomento abbiamo un po' di qualche difficoltà, quindi insomma l'aspetto del non doloroso può essere incentivante. È interessante, no? Molto, sì. E quindi insomma questo... Sì. Perché penso è la prima domanda che uno si pone, ma è doloroso? La prima cosa che ti domandano. È vero. Fatto una classifica, in cima cosa c'è? È doloroso. Sì. No, questo è vero, cattura tantissimo. E poi comunque già dalla prima alla seconda seduta i risultati già si vedono. Ecco. E quindi appunto anche questo è molto motivante nel proseguire, ma non solo, ma anche proprio perché i risultati effettivamente ci sono. E se cominciamo poi anche in questi periodi non è male, perché è male. Poi arriviamo l'estate e siamo pronti, già insomma... contente. Alla famosa prova contente. Alla famosa prova costume. Sì. Arrivate precise. Sì. Perché giustamente siamo a febbraio, quindi infatti il periodo è proprio ideale. È l'ideale. E un'altra cosa che mi piaceva capire, insomma, però questo non è il vostro core business, cioè voi avete trattamenti per il corpo a 360 gradi, quindi insomma questo è un aspetto di cui parliamo questa sera, però voi offrite un ventaglio
di servizi che riguardano, sì, ecco, sì, li vogliamo così citare a volo radente, insomma. Come cose, no? Sì. E allora, cosa che mi piace tanto fare, devo dire, e ovviamente dove ottengo anche ottimi risultati e la cliente è veramente contenta, è il lavoro sul viso, ecco. Quindi trattamenti viso. E anche perché non pratichiamo la pelle, non lavoriamo sulla pelle con la cosmetica tradizionale, ma bensì su trattamenti innovativi. E di cura e prevenzione. Di cura e prevenzione. Sì. Allora, all'inizio di puntata abbiamo parlato e abbiamo usato una terminologia, sì, precisa, no? La, sì, cosmoceutica. Cosmoceutica. Sì. Tu ci hai anche portato qui, sì, gentilmente dei prodotti. Sì. Allora, parliamo proprio della cura del viso, che è l'altro aspetto che, insomma, vedo ti sta, sì, estremamente a cuore. Sì. Hai fatto una scelta di campo, hai scelto, sì, dei prodotti. Perché hai scelto questa tipologia di prodotti? Che cosa ti ha spinto ad indirizzarti in questo senso? Perché praticamente la cosmetologia è un connubio appunto di cosmetica, farmaceutica e natura, naturali, prodotti naturale. Comunque, c'è anche del naturale all'interno. E devo dire che tutto questo mi permette di lavorare su problematiche anche più interessanti, quindi non solo la pulizia del viso tradizionale, la semplice pulizia del viso, ma anche lavorare sul foto e crono invecchiamento, sul dovuto anche dal sole, appunto, e quindi i danni che anche il sole causa, produce, e quindi anti-age, quindi rughe, tutto quello che è dietro le zampe di gallina, codice a barra, tutte queste terminologie, sì. So che tra donne poi ci si intende. Sì, sì, tu che codice a barra c'hai? No, io ho zampe, sì, di gallina, no, quelle di pollo, no, io quelle di tacchino, vabbè, sempre, sì, zampe sono. Sì, sì, sempre zampe, sempre sono. Sempre problema. Sì, è un problema, sì. E quindi posso lavorare sulle infiammazioni, quindi sulle pelli molto infiammate, con cupe rose, rosacee, e quindi su aspetti come anche l'acne, e quindi le sgromie cutanee, l'impiego di proteine che il nostro corpo produce associato a molteplici principi attivi e materie prime. Questo è, diciamo, quello che fa in sintesi il prodotto. E comunque l'azienda con la quale collaboro, che è associato ad un team di specialisti medici che fanno ricerca, di conseguenza arrivano poi a questo tipo di risultato, a questi principi attivi innovativi attraverso appunto ricerca, e quindi poi nei loro laboratori realizzano, diciamo, ecco perché il cosmoceutica, perché ecco comunque perché, sì. Quindi c'è sempre dietro ricerca, siamo sempre supportati da medici e ricercatori che poi ovviamente ci supportano anche nei corsi, per quanto riguarda corsi, formazione e meeting e comunque seminari. La formazione è sempre una sempre parte importante del, sì, tuo lavoro. Sempre molto importante, sì. Perché anche qui, insomma, immagino che di prodotti voi a disposizione ne abbiate tantissimi, infiniti, sì, sì. E quindi per, sì, caratterizzarsi andate anche alla ricerca, come hai, sì, fatto tu, sì, anche di un prodotto, sì, che offra uno standard diverso. Che ti dia anche di più, quindi che così di conseguenza puoi dare qualcosa di più anche alla cliente, anche perché il cliente oggi è molto esigente, conosce tanto, è molto informato, certo, e quindi tu devi essere all'altezza di poter soddisfare le proprie esigenze. Magari viene da te prima di essere stata su internet, sì, ha, sì, visto, sì, l'acido ialuronico, viene, benissimo, da te e dice c'hai l'acido ialuronico. Sì. E spesso e volentieri, appunto, già è informata prima che tu le spieghi, esatto, no, quello che ti mette alla prova, dice vediamo, sì, se hai studiato. Sì, allora, sì, no, è interro. Vero. Sì. La cliente l'interroga. Ma a volte quando spiego anche io le cose, ecco, dico guarda, se non mi credi vai su internet e fai le tue ricerche, internet, così che sì, ti confronti, sì, con, sì, sì, se sì, l'ha, sì, detto, insomma. È benissimo, allora, il prodotto che hai è un prodotto che ti permette di affrontare qualsiasi problematica antiestetica, sì, del viso. Sì, sì.
Come dicevo appunto prima, dalla semplice pulizia del viso anche il trattamento. Trattamento, diciamo, più mirato per una problematica specifica. Parlavi dell'acne, forse magari parlavo quello è un problema giovanile. Sì, un problema giovanile, sì, però se hanno, comunque riusciamo a ottenere sempre ottimi risultati, devo dire, ovviamente con un percorso di trattamenti, certo, da fare, e quindi con una, cioè un periodo, un percorso ovviamente di alcune sedute, ovviamente poi dopo lì è sempre da stabilire quando comunque la persona viene in istituto, si fa la valutazione appunto della pelle, da lì si stabilisce poi il tutto e si cerca di comunque di iniziare mirare un percorso di lavoro insieme, ovviamente, non solo io in istituto ma anche a casa con i prodotti domiciliari che oggi qui ne ho portato qualcuno. E quindi questo è molto importante sia per prevenire sia anche per un risultato continuativo poi nel tempo, e sia per me che ovviamente ho dato già dei risultati, certo, per mantenere quei risultati, per comunque migliorare ancora di più la situazione. Perché il mantenimento in questo ambito sì, è fondamentale, importante. Molto, a partire dalla detersione della pelle, dalla pulizia della pelle, perché la base è avere la pelle ben pulita e pulire molto bene la pelle, quindi con un detergente specifico al caso, e poi dietro il detergente la crema o il prodotto comunque specifico per appunto il caso. Qui cosa ci hai portato qui? Qui abbiamo portato dopo cena, cosa hai portato da farci vedere? Insomma, qualche prodotto appunto domiciliare che diciamo appunto diamo poi a casa. E, ad esempio, questi sono proprio i detergenti viso, e quindi sono due tipologie a seconda del tipo di pelle, e con la quale ogni giorno, mattina e sera, è necessario comunque pulire la pelle. E poi a seguito, ad esempio, abbiamo la vitamina C, la C Cube, che è un insieme, è vitamina C e più arricchito di vitamina E. Vitamina C è un forte antiossidante, un anti-age, quindi, ma va benissimo anche per l'acne, perché comunque è un riequilibrante della pelle. E quindi ecco, diciamo che è un siero, quindi va sempre applicato prima della crema. E ovviamente specifica. Certo. Poi ad esempio abbiamo questa, perché è questa qua ad esempio è una crema biostimolante, quindi per chi anche non fa trattamenti in istituto, in quel momento può a casa comunque utilizzare il detergente con la crema biostimolante, quindi diciamo inizia comunque anche la crema già di per sé una biostimolazione del tessuto, poi magari successivamente avrà voglia di fare dei trattamenti, poi verrà per farli. E poi abbiamo l'H2O, un meraviglioso prodotto perché comunque riporta acqua ai tessuti, quindi dà turgore alla pelle, rimpolpa la pelle, è sempre un siero e quindi va applicato prima della crema, che può essere una crema idratante o comunque una Renovagen, un anti-age, quindi ecco, c'è sempre il prodotto specifico e mirato per al tipo di pelle e all'esigenza ovviamente. Prima hai parlato di un aspetto insomma che è importante, quello dell'azione dei raggi ultravioletti sul corpo, quindi esponendosi al sole adesso chiaramente non è la stagionalità giusta, però comunque si può iniziare questo lavoro preventivo anche prima di arrivare all'esposizione benissimo, al mare. Benissimo, no? Anzi, è proprio il periodo ideale questo per prevenire anche tanti danni dovuti dal sole. Anche se io dico sempre il sole non fa male, anzi il sole fa bene, ovviamente va comunque usato, tra virgolette, esatto. come si deve. Quindi
però il sole, appunto, siccome le persone poi fanno come, sì, come vogliono, come vogliono, e quindi non rispettano le regole, e quindi orari sbagliati, senza protezioni, senza protezioni, di conseguenza poi il problema quali sono? Macchie, anche quello è una problematica molto diffusa, certo, le macchie, le rughe, ecco, e quindi arrossamenti, infiammazioni, sì, soprattutto in donne, il décolleté, che è una parte sempre molto esposta, certo, e quindi anche per ad esempio i primi soli, una passeggiata, comunque un punto dove i raggi ultravioletti arrivano, colpiscono molto, come il viso, anche il décolleté, certo, e sono parti, diciamo, molto delicate e sensibili che si sciupano molto facilmente. Quindi ovviamente trattandola in questi periodi possiamo anche prevenire, anche, certo, diciamo, rafforzare un pochino la pelle, no? Farla arrivare più pronta. Sì, pronta, e quindi più idratata, anche perché poi lavoriamo sul contrasto della formazione di radicali liberi, ecco, che proprio sono la causa dell'invecchiamento del tessuto. E la causa maggiore è il sole, quindi ecco, con... basta, ecco, un po' più d'impegno, d'impegno, no? Come dire, d'impegno con cose giuste e mirate. Non c'è bisogno di usare 3.000 prodotti e avere magari il cassetto pieno di cose, ma bastano poche, ma giuste, mirate. Giusto, sì. Quindi questo è, sì, perché poi ognuno ha il suo prodotto, ognuno ha una sua esigenza, e quindi va scelto anche proprio quella proprio specifica. Ognuno di noi è diverso. Diverso, quindi insomma... I clienti quando vengono da te, magari le prime volte, insomma, qual è la prima cosa che ti chiedono? Insomma, qual è il primo impatto che hanno? Insomma, vengono da te, cosa ti chiedo? Qual è la prima cosa che... Per quanto riguarda in generale, il problema, insomma, maggiore che vivono? Il corpo. Specie quando si arrivano i primi soli, le prime belle giornate, il corpo, no? Il problema del corpo, perché poi comunque si pensa al mare, il costume, così. Sì, quindi il corpo, direi. Questa è la prima cosa che vogliono. Sì, sì, poi di conseguenza... Anche lì è soggettivo, insomma. Certo, però cui, sì, il problema è, sì, sì, sì. Però l'importante, come avete visto, in un mare magnum di prodotti e anche di professionisti e di operatori è potersi rivolgere con fiducia alle persone che hanno una filosofia, hanno delle conoscenze che vi permettono di affrontare il vostro problema, la vostra problematica, la vostra paura momentanea o il vostro problema con i giusti prodotti, con le giuste risposte, perché poi questo è importante, trattiamo noi qui come argomento, ma voi trattate materialmente il problema pelle, la pelle è il derma, è un organo vivo e vitale del nostro organismo, non è, insomma, semplice copertura, no, il derma respira, vivo. Cioè è vivo, e quindi insomma abbiamo gli strati che servono a un perché, sono lì perché sono stati messi per un motivo, e quindi andarlo a stressare o usare delle tecnologie sbagliate, possiamo fare anche dei danni spesso irreparabili, no? E immagino che questi li avrai visti nella tua carriera, ormai purtroppo di errori, e rimediare è difficile. Sì, perché poi dopo si fa di un'erba un fascio, quindi non è giusto, ovviamente, quindi purtroppo, certo. Però ecco, bisogna comunque affidarsi sempre a mani esperte, comunque con una certa serietà e preparata, e quindi poi non succede niente, anzi. Si risolvono tutte le problematiche. Però sulla tua preparazione non ci sono dubbi, perché nel filmato che c'era prima è andata in onda una sfilza di diplomi infinita, insomma, ne hai tantissimi. Sì, tanti ne ho fatti, tanti ne faccio e ne farò. E quindi insomma questo sarà importante per te e per il tuo lavoro. Sì. Va bene, grazie Patrizia per essere stata qui con noi e averci dato così questa visuale nuova per quanto riguarda l'approccio all'epilazione, che è sicuramente un problema più femminile, ma anche insomma, maschile anche in questo maschile, momento, quindi insomma comunque sia. Sì. È un problema che riguarda anche voi e anche la cura del corpo e del viso con questi prodotti così innovativi. Bene, grazie per essere stati grazie con noi. A voi. Quindi per questa puntata di Dopocena è tutto. Questa
e anche le altre puntate le potete rivedere. Noi abbiamo una pagina Facebook dopo cena, chiaramente intitolata, che viene caricata con tutte le nostre puntate, e lì potete trovare anche quelle vecchie, compresa questa, se la volete rivedere e carpire qualche segnale positivo che magari vi è sfuggito. Bene, grazie Patrizia e bocca al lupo a tutte le tue collaboratrici. E per questa puntata di Dopo Cena è tutto, grazie per averci seguito, alle prossime, ciao a tutti!